Assessore Rossetti, a Savona il primo degli incontri territoriali che preparano la conferenza regionale di ottobre sulla scuola. Noi dobbiamo orientare la scuola regionale, l'Europa 2020 era un obiettivo per sviluppare le conoscenze, le competenze, per consentire ai ragazzi di avere tutti gli strumenti per affacciarsi sul mondo del lavoro e degli adulti. E quindi nelle quattro province, poi una fase di audit fino ad ottobre in cui definiremo non una cosa teorica ma quali sono gli effettivi obiettivi che il sistema scolastico e formativo regionale si vuole dare. Si parla di, insomma, ci sono alcuni temi che sono più evidenti di altri, si parla di digitalizzazione, di uso dei nuovi media anche nella scuola. Noi abbiamo immaginato di fare un'azione sul fasce di età, perché abbiamo gli istituti comprensivi in tutta la Liguria e quindi bambini della materna, delle elementari e delle medie. Abbiamo la fascia che si occupa dei più piccoli, perché i servizi pubblici devono dare un sostegno, un'offerta educativa, un sostegno alla famiglia. Abbiamo poi la fascia di età che va dai 14 ai 24 anni con la scuola superiore, l'alta formazione e fino alla fascia ai 30 anni. Ci sono temi che lei richiamava di tipo trasversale. Sempre di più si parla di scuola digitale. Cos'è? Come lo organizziamo? Con quali scopi? Qual è la didattica sperimentale? Come far tornare l'attenzione della scuola e degli adulti alla crescita dei ragazzi? Media education è un tema fondamentale, perché noi adulti scopriamo che i ragazzi vivono in un ambiente che è quello della rete, con diversi social network, e non abbiamo molti strumenti e non ci sentiamo pronti per educare i ragazzi a stare in quei sistemi. È evidente che ci sono problemi di sicurezza, ci sono temi relativi alla psicologia dei ragazzi, la necessità di rendere questa frequentazione una frequentazione positiva per loro e per la loro comunità virtuale, si direbbe quelli della rete, ma che poi hanno una ricaduta efficace, come dire, nella vita quotidiana concreta di tutti. Oltre ai temi didattici ci sono anche quelli strutturali come l'edilizia. Ma oggi il governo Renzi dice 3 miliardi e mezzo sull'edilizia scolastica. Ben venga, non ne abbiamo proprio bisogno, perché il paradosso è che tutti pensiamo che dobbiamo investire sui giovani, sui nostri figli, e poi gli facciamo frequentare scuole che non sono moderne, che non sono sempre sicure e che evidentemente hanno dei limiti. Parlare di scuola digitale vuol dire essere connetti con l'hi-fi, avere dei tablet, delle LIM, avere degli spazi per l'educazione fisica, avere dei tetti che non prendano l'acqua e perché spesso nelle scuole piove, e avere le uscite di sicurezza e l'abbattimento delle barriere. L'edilizia scolastica quindi non è solo sicurezza ma anche modernità degli ambienti che siano accoglienti, per cui quando un ragazzo arriva a scuola deve incontrare nell'ambiente quella idea che noi adulti abbiamo che stiamo investendo su di lui. Ci sono delle scuole che, penso, i ragazzi guardandosi intorno diranno: ma se siamo noi il loro investimento e ci fanno stare in questi posti, cosa succederebbe se non fossimo l'investimento? Noi dobbiamo dare delle scuole sicure e moderne ai nostri figli.